La persona che voglio sfidare io è ancora lì. Francescone. Francescone! Chi meglio di Francescone? Che mi sta proprio qui. Ti rosola Francescone questa, eh? Io contro la strega è un derby, cioè secondo me è una lotta con le forze del bene, che sarei io, contro le forze del male. Francescone mi farà una spesa indegna. Sono sicurissima. Come io d'altronde ho fatto a lui. Per la strega ho fatto una spesa a base di bacche, anche se lei con sti pentoloni e sti intrulli ci va a nozze. Secondo me, se non riesce a fare il piatto, mi farà una macumba. Francescone, tu cosa hai scelto a Sara? Ho preso la zucca siciliana, poi ho preso del wasabi, cetro candito, bacche di goji e il cazzo busci. È proprio attaccato. Me l'aspettavo. Oggi all'attacco. Devo far vedere alla strega che c'è pure lo stregone. Ragazzi, quelli che avete scelto come avversari saranno i vostri compagni di cucinata. Oh. E cucineremo combinando i due cestini. No, qui mi crolla il mondo addosso. Qui mi crolla il mondo addosso. Perché cucinare i suoi ingredienti è un conto, cucinarli con lui... Aiuto. È usando tutti gli ingredienti. I miei sono belli, oh. Ma vaffanculo, Francesco, vaffanculo, va. Cioè, qua c'è un piano diabolico. Cioè, prima ci caricano la grande sfida, il match, e poi ci mettono a coppia. Ci hanno messo insieme. Io sono curioso di sapere come è andata a finire la storia d'amore tra Sara e Francesco. Vai. Andiamo avanti? Sì, bravo. Tutta finta. Ah, pure, uno è carino. Francesco, perché ti sta? Perché ogni volta che parlo, che cucino, sento sempre... qualcosa dietro, insomma. È un po' troppo esagerato lui. Mi piace un po'... fare dello show? Esatto. Però oggi mi sono un pizzico ricreduta. Abbiamo lavorato bene. Il nome del piatto? Quando meno te lo aspetti. Arriva la cicogna. Arriva la carogna. La carogna! La carogna! La carogna! La carogna! Cioè... beh, lo fate apposta, però, dai. Vabbè, parliamo del piatto. È molto interessante la salsa sotto. Questa dolcezza che non mi dispiace, anzi. Ma soprattutto sapete che significa questo piatto? Che quando si va d'accordo per lavorare bene, poi alla fine vengono fuori dei bei risultati. Oggi questa prova, ecco, ci ha un po' avvicinati. Giusto alla fine mi ha dato quella puncicata alla carogna, che insomma non è proprio il massimo, però sì, siamo a strega la carogna.